Wahey Kuj, ben ritrovati dal vostro Andrew Link 91 su Yo-Kai Watch 3. Cominciamo un nuovo episodio con Luna, dato che abbiamo finito lo scorso con Andrea, ma è obbligatorio comunque sia iniziare un nuovo episodio con lei, perché sennò non possiamo andare avanti. E dunque la prima cosa che facciamo, no, non è andare da nessuna parte, anzi dovrei parlare con Blantapiro per attivare prima di tutto la missione. Il cliente è una ragazzina di Valdoro nuova ed è nei guai. Gli investigatori del mistero si preparano al primo incarico. Vai! Attiva la navigazione, che sia una nipotina di Vitaliano. Ciao donzella in pericolo, sembra che dovete chiedere a lei in persona a Valdoro Nuova. Ok, andiamo via in Usapion. Galattico. Perfetto, quindi parliamo con Traspiac e siamo pronti a teletrasportarci, anche perché vedi, non mi fa andare oltre. Andiamo a Casa Celesti, credo. Avrei la navigazione attivata, però penso che sia vicino all'ostello del viandante. OMG, funziona davvero? Non pensavo che sarei riuscito a teletrasportarmi nel corso della mia vita. Con te la vita è sempre piena di sorprese, right? Preparati! What? Per cosa? È il momento dell'osio totale! Concentrati sull'incarico, razza di canaglia! Ma dico poi come si esalta per nulla? È l'incarico... Proprio assurda. Osio totale. Calmati, Luna. Piano. Ok, dobbiamo uscire di casa. Perfetto, c'è casa vuota. Ah, lei sta vicino alla casa di... casa di Andrea, praticamente. Ah, è chiuso, accidenti. Ciao, bimba. Ehi, ehi. Ho sentito dire che sei nei guai. Milky non è tornato a casa. Milky? Il mio gatto bianco indossa un collare rosso. Mainian. Capisco. Dove va Milky di solito? Di solito passeggia nel parco qui vicino. Capisco. Non preoccuparti, ci penso io. Lo troverò e te lo riporterò. Davvero? Grazie. Prego. Un gatto. Mi piacciono tantissimo i gatti, sono così carini. Potendo scegliere, avrei preferito uno yokai felino invece di questo qua. Ma che dici? Che razza di... che intendi con questo qua? Scusa, scusa. Ok, andiamo a cercarlo. Il parco qui vicino potrebbe essere Parco Triangolo? Let's go! Bene, bene, vediamo un po'. Eccoci qua. Parco Triangolo! Dobbiamo raccogliere informazioni. Galattico, chiediamo in giro. Chiediamo allora a... cerca informazioni sul gatto. Ehi, serve una mano? Un gatto bianco? No, non l'ho mai visto. Va bene. Sta cercando qualcosa, un gatto? Eh? Bianco? No, non ne ho visto neanche uno. Mamma mia. C'è la bimbetta qua. Ma per caso hai visto un gatto bianco con un collare rosso? Oh, ho capito a quale gatto ti riferisci. Quello che viene spesso qui, giusto? Esatto. A dire il vero, ieri ho visto un gatto bianco a Santuario di Selva Oscura. Magari era lui. Il santuario? Grazie mille. Ora uno dice, a questo punto vacci con Traspiac. No. Ci perdo solo tempo ad andarci con Traspiac. A quanto pare, il Traspiac a Monte Selva Oscura è già sveglio. Eccoci a Santuario di Selva Oscura. Chissà se qui c'è qualcuno che l'ha visto. Potremmo chiedere agli yokai. Oh, non ci avevo pensato. Ottima idea, Usapion. Già, se non ci pensavo, Sapion. Sì, quello già è sveglio. Però parliamoci, non si sa mai. Dove vuoi andare? No, tu non sei quello che mi interessava. Aspetta che ci sia. Dov'è di preciso, però? Ah, qui. Eccolo. Farfanima. Ah. Vediamo cosa da dirci. Hai trovato uno yokai. Pronti? Questo yokai è Farfanima. Ehi, per caso hai visto un gatto bianco da queste parti? In effetti sì. Sei sicuro? Sai dove è andato? L'ho visto andare verso la riva del fiume di Campo Fiorito.
Oh, perciò l'hai visto davvero. Sono sempre pieno di energia. Ok, Luna, andiamo alla riva del fiume. Qui c'è il misterioso, che però non ci parlo perché è un po' creepy. Ostello del viandante, bene, andiamo. Praticamente è qui che intendeva far Fanima, giusto? Si chiama Milky perché è bianco. Cos'era? Un gatto bianco, inseguiamolo. Va a finire che in realtà si è già trasformato in uno yokai. Cavolo, che sfiga, poverina quella bambina. Un secondo, quel gatto sta in piedi su due zampe. Io mi preoccuperei che è di un bianco particolare. È bianco bianco, non un bianco panna, un bianco un pochino grigio. Bianco. È uno yokai? Gna gna gna. Sì? Sembra proprio che tu gli piaccia, Luna. Diventiamo amici e personalizzami. Questo è giocaretto. Vada per essere amici, ma che intende con personalizzami? Come? Ehi ragazzi, mi serve aiuto, gne? Ma che diamine! Sono l'insegnante errante, Granchio Gat, gne? Non mi esprimo sul nome. Gna 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 gna. Capisco, perché ti personalizzi, gna? Niantastico. Se ne più della tua giovinezza, gna. Dovresti provare questa app, gna. Mionian. Oh yeah. Mionian? Con questa app potrai personalizzare gli yokai felini. Mionian è l'app in cui potrai personalizzare il tuo yokai gatto. Scegli Cranian nell'app Mionian, dai un nome allo yokai e personalizzano il colore, il corpo, la voce e la tribù. Puoi modificare la forma e il motivo del corpo oppure dargli un accessorio. Raccogli parti Originian per un cambio di stile eccezionale. Il beige è così beige. Meglio un bel rosso. Cambia il colore con lo strumento colore. Inoltre sono disponibili abilità speciali ed Energimax. Impara nuove mosse con Allenanian ed impostale nel menu Tecninian. Ok, tu sei un esperto allenatore, quindi devo allenarlo in certi punti. Sì, questo già l'avevo visto appunto con l'altro sushi, questo l'avevo capito. Un premio super segreto, essenza di Originian. Però ci vogliono 3 ore di tempo per apprendere tutto. Per completare subito l'allenamento usa un'essenza di Originian. Puoi allenare le statistiche fino a 5 volte. Però puoi sempre selezionare reset abilità. Saranno restate solo le statistiche, non le mosse. Perfetto. Ma grandidina, è così che funziona l'app, capito gna? Sembra divertente, l'app perfetta per me. Cominciamo, per prima cosa devi dargli un nome. Allora, lui è il primo che personalizzo, per cui... Originian! Che diamine! Sei proprio impaziente, è il primo nome che ti è venuto in mente. Come fai a saperlo? Che ci vuole tanto? Non preoccuparti, ci penserò più tardi. Beh, avrò la prova con lezione. Arrivederci gna! Ciao Granchio Gat. Ok, arrivederci Granchio Gat. Perché Granchio? Con questa app ora posso personalizzarti. Gna! Ok, però ora quella bambina, che diciamo? Perfetto. Parcheggio, perfetto. Beh, mi fa piacere per l'app, ma questo non è il gatto che stavamo cercando. Ma che razzo. Con la R, attenzione. Ah, eccolo. Eccolo, Sabion, il gatto della nostra cliente. Gatto bianco, colore rosso, corrisponde alla descrizione. A quanto pare ha incontrato Origine al Parco Triangolo e si sono messi a giocare. Oh, davvero? Ok. Andiamo a casa. Oh mio Dio. Questo tipo è davvero popolare. Un po' troppi sono, per i miei gusti. Agenzia Investigativa del Mistero. Grande. Galattico. La squadra qui è deboluccia rispetto a quella che abbiamo in America, eh. Fiocco carino, ovviamente.
Capisci subito qual è la ricompensa, capisci quello che troverai se la ricompensa è quella. Una ricompensa per qualcosa che non abbiamo, insomma, di lì a poco lo prenderemo. Ah, possiamo continuare con la storia semplicemente facendo una sola missione. Molto meglio, però c'era lo strumento lì. Ottimo lavoro, questo è per te. Fancy Death! Geniale, una copia di Fancy Death! Cioè, è la miglior ricompensa di sempre! Beh, sono contento che ti piaccia. Allora alla prossima. Yes, un altro incarico andato a segno. Facile, facile. Che succede? L'ultimo incarico di signor Bellavista. Non è proprio un incarico da investigatore del mistero, non trovi? I understand, ma non possiamo fare molto, a parte aspettare. Ah, immagino di no. Scommetto che la gente non sa nemmeno che esistiamo. Ed è per questo che non ci arrivano incarichi. You're right, ma che pensi di fare? Devo venire a pelle dopo quando lo dico così, stop it. Tranquillo, ho un piano infallibile. Creeremo un manifesto per pubblicizzare l'investigatore del mistero! Oh yeah, un'idea sensata per una volta. Non appena figgeremo questi, i clienti cominceranno a fioccare. Let's go! Un momento, per favore. Che succede? Mi serve un permesso per affiggere i manifesti in città. Davvero? Allora, dove dobbiamo andare per avere questo permesso? Al centro culturale, troverete sicuramente qualcuno in grado di aiutarvi. Perfetto, andiamo! Super! Oh, sì. Sì, sì, sì. Così anche per Luna abbiamo un pretesto per farla incontrare col signor Regulon. Oh, però abbiamo trovato Espera Media. Guarda, un nuovo messaggio su Kainet. Vediamo un po', dov'è? In questo momento vorrei 2 unità di cono gelato fruttato. Sì, accettiamo. Ci penso, sai, bene a rinfrescarti. Grazie mille! Ti aspetto qui, Valdora Nuova. Ho appena i soldi per quei 2 cono gelato. Ma dai! Ho sentito che ci date di farmi quel favore. Sì, eccoti qua, i tuoi 2 cono gelati. Oh yeah! Beh, 100 punti esperienza li vale, li vale. Bonus, bonus, no la bambola, no la bambola, va bene carota, buono. Recuperiamo un po' di punti salute nel caso durante le battaglie. E ora da centro al centro culturale, ok, così posso anche cambiare i miei yokai. Ah no, veramente all'emporio, perché al combini lo faccio per voi. Andiamo a sto centro culturale, facciamo una cosa veloce. E qui la saldo tutta quanta la parte, perché signor Regulon è inutile. Salve. Salve! Salve a te, prego, siediti. Grazie. Funziona così? Comunque. Allora, che posso fare per te? Vorrei affiggere questi manifesti in città per pubblicizzare la mia agenzia investigativa. Posso vederli prima? Certo. Non faccia caso a quello che c'è sopra. Oh, hai fatto proprio un bel lavoro, investigatori del mistero, eh? Quindi, sei una detective, giusto? Esatto! Capisco. Una piccola detective. Mi fai pensare a quando ero giovane. Ero sempre in giro per i cortili della scuola a investigare. Okay, solo un'ultima cosa. Devi solo firmare qui ed è fatta. Oh, wow. Grazie! Grazie? Allora, buona fortuna con le tue investigazioni, signorina. Grazie. Evviva! Ora andiamo ad attaccare un po' di manifesti. Dove vuoi attaccare, primo? Dobbiamo fermarci le meninge e trovare il posto giusto. Dunque, abbiamo 5 manifesti. Sono pochini, eh? Beh, non ho avuto molto tempo. Dobbiamo solo trovare dei posti dove passano molte persone. Ho segnato i posti migliori sulla mappa. Galattico! Perfetto. Allora ci basta seguire la mappa e attaccarli ai muri. Stai attento, però ci ho messo 2 ore a farli. 2 ore? Non 2 ore, 2 ore. Santuario e museo. Iniziamo allora dal santuario, visto che siamo più vicini. Anzi, no, iniziamo dal museo invece. Ah, devo parlare con lui forse. Mi scusi, potrei affiggere uno di questi manifesti qui al museo? Vediamo, cos'è una pubblicità? Sì, è per la mia agenzia investigatore del mistero. Allora, posso? E va bene.
Però mettili insieme agli altri annunci della bacheca, per favore. Grandioso, grazie. E uno è fatto, però non c'è Traspiak, quindi dobbiamo arrangiarci e farcela a bici. Un altro si affigge qui al santuario parlando con Misterioso. Ehi? Great, di nuovo quel tipo dall'aria sospetta. Non sono sospetto, aspettavo il vostro arrivo. Ci stava tendendo un altro agguato. Beh, è un tipo speciale. Tipo sospetto, che cerchi stavolta? Non volete andare nello Yokai World? A Yokai World? Che Yokai World? Lo Yokai World di cui parlo è uno dei worlds dove vivono gli Yokai. Che OMG, sono interessata. Sì, allora lascia che ti mostri la via. Per di qua. Tutto contento, baldanzoso. Povero me. Eccoci. L'albero sacro del Monte Selva Oscura, quali misteri celerà? A tree. A me non sembra che un comune albero. Guarda con attenzione. Hocus pocus. Voilà. Che cosa è? Che cosa? Ora basterà usare la chiave e... Wata! Salve, benvenuti all'ascensore Yokai. Un ascensore? Ecco perché questo albero è ritenuto sacro e da qui il nome. Stop, non siamo in un documentario. Eccovi la chiave. Bene, grazie. Ah, dobbiamo parlare col vecchietto, giusto. Salve, siete qui per visitare il santuario. Vorremmo affiggere un manifesto per la nostra agenzia investigatori del mistero. Capisco. Allora appenditelo nella bacheca del santuario laggiù. Di la gente lo noterà facilmente. Grazie mille. Non c'è di che. Ah, prima che tu vada, questo è un pensierino per te. Grazie, signor vecchietto spaventoso. Wow, grazie mille. Fanno il buon uso. Ah, ma forse ha visto il mio yokai. È spaziale. Speriamo che ci faccia arrivare many clients. Aspetta e vedrai, saremo sormersi. Sormersi? Perché è rafforzativo. Eccolo qua la ragazza. Benvenuta, che posso fare per voi? Potrei affiggere un manifesto per la mia agenzia investigatore del mistero? Oh, posso vederlo? Adoro questo coniglietto, l'hai inventato tu? Beh. Lo appendo piano terra, così lo vedranno tutti. Grazie. Ehi, aspetta. Prendi un drink offerto dalla casa per ringraziarti della tua visita. Lattissimo! Grazie, sto morendo di sete! Cioè, tu vai lì a chiedere un favore, sono loro che ti fanno... che ti danno le cose. Che fantastico. Non credo che funzioni così in Giappone, però è fantastico comunque. Ok, vediamo un po' gli altri punti. Oh, eccolo qua, corso del commercio. Param param pam pam param. Dunque, dove lo affiggiamo? Nell'area shopping, suppongo. Vediamo un po', dovrebbe essere... Ah, col signor... No, 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 non tu. Questo qui, eccolo. Guarda come sta arrabbiato. Vuoi affiggere un manifesto? Sì, è questo qui. Investigatore del mistero? Mi spiace, ma questo manifesto è incompleto. Come incompleto? E perché ce lo vuole prendere? Non ha il diritto di prendermelo soltanto perché non le piace. Dica un po', sempre così con le cose che non le vanno a genio? È incompleto. Tutto è incompleto. Ma come si permette di dire che è incompleto? Ci ho messo secoli a farlo. Qui c'è lo zampino di uno yokai. Well, se la pensi così, ti conviene metterti a cercare e vedere se trovi qualcosa. Certo. Eccolo qua, mio Dio, che terrore. Cos'è questo yokai? Strillo casa? Busta ladro? Sì. Ehi, hey, wait a minute. È incompletion. Allora era incantato per tutto questo tempo. Incompletion? Perché mi vuoi portare via il manifesto? Perché io posso. E questo è l'unico motivo? Dopo averci messo tutto quell'impegno tutto quel tempo. Me lo vuoi prendere soltanto perché tu puoi? E beh, allora si lotta. E facciamolo secco, ragazzi. A tre addirittura, certo. Nel caso uno era poco. Allora, come ti piace in completion? Non ti piace, vero? Oh, subito al livello 3 con una lotta.
Bravo. Ah, la testa. Ah, credo che non avrei mai più rivisto quel manifesto. Cosa? Vuol dire che qualcuno voleva distruggere questo bel manifesto? Esatto, riesci a immaginare che scempio? Chi potrebbe fare una cosa del genere? Beh, io, canaglia! Che risata era? Ti dispiace sapendo questo manifesto? Mi piace troppo? Davvero? Ma certo, sarebbe fantastico! Bene, manca solo l'ultimo che è dov'era? Non mi ricordo più. Di qua c'è un capostazione, eccolo! Mi scusi! Salve signorina, come posso aiutarti? Vorrei figgiare un manifesto, se per lei non è un problema. Potrei vederlo prima? Ok, non dovrebbe esserci nessun problema. Te lo attacco qui nella parete di vetro. Così lo possono vedere tutti. Grazie. Grandioso, grazie! Buono. Abbiamo finito. Ce l'abbiamo fatta finalmente. I am esausto. Torniamo a casa. Galattico! Non capisco come posso essere così stanco, sappiano, ho fatto tutto io. Sorry, Sacha. Sai che ti hai inseguito all day per trovare i posti dove appendere i manifesti? Beh, li avevo già segnati sulla mappa, quindi... Beh, in effetti mi hai aiutato a trovare dei posti strategici dove appenderli. L'hai detto. Comunque, torniamo a casa. Torna a casa a riposare. Ma non c'è un trashback qui in stazione? Quindi, ora, che dobbiamo fare? A parte concludere il video? Allora, oggi torniamo all'agenzia investigatori del mistero. Chissà se troviamo qualche nuovo incarico. Ehi, sorellona, com'è che non sei mai a casa di recente? Danny? Non che mi interessi. Probabilmente starei architettando una delle tue stramberie. Non so di cosa tu stia parlando, esco solo a giocare. Come? Tu che passi giornate intere a leggere fumetti a casa? Comunque, dove te ne vai? Ora? Ora. Fatti gli affari tuoi. Resta qui e non metterti in testa di seguirmi, mocciosetto. Come se volessi seguire una stramboide come te. Inoltre, ho promesso di andare a giocare al laghetto zucca. Perché, al contrario di te, sorellona, io ho molti amici. Beh, buon per te. Ok, io varo. Ciao! Se hai in mente qualcosa di strano, lo dico alla mamma. Non so di che parli. A dopo. Cioè, ma... Solo perché ora tutto di punto in bianco esco sempre di casa. Non ti va bene. Come i miei genitori. Se non esco perché non esco. Se esco perché esco. Prima. Ora no. Ma che cavolo. Datemi tregua. Va bene Cuccio, comunque sia. Questo video termina qui. Domani ovviamente esce il prossimo. Spero di non dover fare due episodi, perché se no davvero è da tagliarsi le vene, registrare due episodi per e poi far uscire anche due video, editarli e tutto il resto. Ad ogni modo, io come sempre vi ringrazio per aver seguito anche questo episodio di Yo-Kai Watch 3. Vi ricordo che in descrizione trovate sempre link per Twitter e Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye.